Allora, questo abbiamo messo sul blog, in rete, delle proposte per la piccola e media impresa. Se volete andate lì, aggiungete, votate, togliete, criticate, questa è la democrazia, noi facciamo delle proposte, non io, le ho fatto con i piccoli imprenditori. Bene, pagamento dell'IVA solo a fattura incassata, si paga l'IVA solo quando si incassa la fattura, ma state molto attenti se ci sono dei piccoli imprenditori, la legge c'è già. Sono i commercialisti che non la applicano perché gli rompe i coglioni andare a tirarsi fuori la fattura una per una. Chiedetelo al commercialista. Attribuzione del Made in Italy solo aziende che producono in Italia. Basta questa presa per il culo del Made in Italy. Basta! Sapete una cosa? Siamo il secondo produttore di olio d'oliva del mondo e siamo il primo importatore di olio d'oliva del mondo. È pazzesco! Passa tutto l'olio marcio d'Europa, l'olio spagnolo, quello lampante, arriva qua, lo tagliano, ci mettono il marchio Made in Italy, aumentano di un euro al litro e riparte come prodotto Made in Italy. Io giro le autostrade, ci faccio caso, negli autogrill, perché non vendono l'olio delle famiglie che coltivano l'olio da tutte le parti, l'olio nostro? Invece c'è olio della comunità europea, olio di merda venduto a 3 lire al litro, ma stiamo scherzando, abbiamo 28.000 piccoli produttori di olio e abbiamo l'olio migliore del mondo, la Cina ha preso il nostro olio e l'ha messo nella sua lista per i beni, per curare le persone, curativo, l'olio non è un alimento, è Gesù! Usa! E infatti si chiama unto del Signore, perché? Allora, accorpamento e semplificazione degli adempimenti fiscali, diminuzione graduale della tassazione sul reddito di impresa con adeguamento alla tassazione europea, siamo i maggiori d'Europa, defiscalizzazione degli investimenti, investi nella tua azienda, non ti tasso, ti faccio andare avanti, non ti faccio chiudere, chiusura di Equitalia, ma lo dicono pure il comune, caso per caso con i suoi cittadini verificherà, non si può pignorare la casa di nessuno, lo dice anche il nano, porca puttana, però non si può più pignorare la casa è un bene primario, come il re nel cuore, il nano mi copia le cose, state molto attenti, è furbo. Io dicevo sempre, se non vi occupate di politica, la politica si occupa di voi, l'ha detta lui. Allora io le devo cambiare e allora dico, se voi non vi occupate di politica, Berlusconi si occupa di voi, state attenti, è ancora peggio. Sconti contributivi per chi assume under 35, i giovani, sconti contributivi se assumi. Eliminazione dell'IRAP, è una tassa che tassa i costi, non i ricavi, più assumi più ti tassano, pensa cosa ci siamo inventati. Defiscalizzazione dei redditi dei primi 2 anni di vita, hai un po' di reddito, non te li tasso, ti mando avanti se li reinvesti, porca puttana, è il buon senso. E poi una cosa a cui ci tengo, perché ho 6 figli di cui 3 universitari, bene, collaborazione tra università e imprese con stage ad hoc nel corso di laurea, le imprese dentro le università. Poi se volete aggiungere, aggiungete.